Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. Amici sportivi, di nuovo collegati in diretta con lo stadio Pierluigi Penso in Venezia, dove tra qualche istante avrà inizio l'incontro tra Venezia e Juventus, come detto la conclusione di questo tour bianconero che va a terminare proprio in Laguna in questa giornata con una leggera pioggia e terreno allentato. Andiamo dunque a vedere le formazioni in sovraimpressione, scorgete quella del Venezia che presenta Bosaglia tra i pali, Tomasoni è il libero, Conte il marcatore esterno, Servidei quello centrale, sulla fascia sinistra Vanoli, a centrocampo sulla sinistra Nardini, centrali Rossi e Fogli, Petrachi sulla corsia di destra, Mariani centravanti tattico e Cerbone di punta. Risponde la Juventus con gli stessi 11 che hanno iniziato l'incontro di Bari. Rampulla quindi a difendere la porta bianconera, il libero è Notari, due marcatori Porrini e Carrera, sulle corsie laterali Gottardi a destra e Francesconi a sinistra, dunque a completare la difesa a 5, a centrocampo Torricelli, Marocchi e Di Livio, di punta Vialli e Ban, Porrini, Marocchi in profondità per Torricelli. Buona questa opportunità della Juventus, Torricelli si avvicina al limite dell'area, lo scambio con Zoran Ban, in ombra a Bari il sinistro di quest'ultimo e poi in difficoltà il portiere Bosaglia. 10 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 tra Venezia e Juventus, attenzione in area Mariani, il sinistro, bel diagonale, non trova lo specchio della porta. Punizione quindi per gli uomini di casa, il cross, prova lo stacco Servidei, non riesce ad intervenire sulla sfera, poi Mariani, il pallonetto in quest'ultima, attenzione, e riesce a liberare Torricelli quando la palla stava per varcare la linea di porta. Stupenda l'azione del Venezia, è stato molto bravo Mariani a entrare in aria, eccolo qua, colpire i palloni sopra la testa di Rampulla, ma è stato sfortunato perché mi pare che è arrivato Torricelli, lo vediamo arrivare adesso, e che salva un metro prima. La regia intanto ci ripropone questa grande occasione per il Venezia. Sì, sì, noi siamo quasi in linea, possiamo dire con sicurezza che il, eccolo qua, quasi un metro fuori dalla linea. Intanto ha ripreso a piovere, tiro dalla bandierina per la Juventus, si incarica Di Livio, il cross, riesce a liberare con la mano Menghini e poi non trova lo specchio della porta, Vialli. Un bel siparietto comunque da parte dei due estremi difensori, sia quello del Venezia che quello della Juventus. Adesso anticipo testa di Notari, poi Cerbone, l'acrobazia, applausi del pubblico, bella questa giocata. 17 minuti di gioco nella ripresa, stare seguendo questo incontro in diretta dallo stadio Pierluigi Penso, giornata molto fresca, ripreso anche a piovere, il passaggio filtrante per Gottardi, il sinistro di Vialli, grande occasione per la Juventus e si oppone Menghini. La Juventus sta giocando molto meglio, non è che voglio dire che anche perché è entrato Ravanelli, ma dà più spazio naturalmente in attacco, osservate che è uno che tiene bene la palla. E adesso c'è il gran gol, José, da parte di Di Livio. Angelo Di Livio. Un'azione grandissimo vera... sinistro da parte di Di Livio, nulla da fare per il portiere Menghini. Un'azione veramente molto bella che avevo finito di dire, Ravanelli ha dato Vialli, Vialli ha fatto un bel colpo di tacco per Di Livio e ha fatto un golasso, amici, osservate, veramente molto bello nell'angolo destro del portiere, ma è stato molto bravo i tre giocatori, sia Ravanelli, Vialli che ha assistito con colpo di tacco a Di Livio, osservate, liberando completamente il giocatore verso la porta, è stato scagliato questo tiro bellissimo nell'angolo, un golasso amici. Una traiettoria veramente molto bella, quindi Juventus in vantaggio al 24esimo del secondo tempo con Angelo Di Livio, un minuto alla termine 1-0 il risultato in favore della Juventus, gol di Di Livio al 24esimo della ripresa, ricordiamo che questa gara è valida per il trofeo Antonio Morucchio voluta dallo Sport Group che ha curato la manifestazione Morucchio
il giovane tifoso veneziano scomparso prematuramente questo applauso di settembre all'età di 32 anni. Per me, lo sapevi? Un applauso anche per José sì. Altafini. Perché hanno detto che non salta Altafini, allora mi sono messo a saltare e mi hanno applaudito. Non ti distrarre perché ci sono ancora alcuni secondi della partita. Ravanelli, il colpo di testa e il gol. Ti avevo detto non distrarti. Non mi distrarre. Non mi distrarre. Al 45esimo di Fabrizio Ravanelli, che quindi è entrato in campo in sostituzione di Banna al 13esimo della ripresa. Adesso ecco dicevo raddoppia. Che Ravanelli è stato bravissimo con colpo di testa preciso, eccolo qua, veramente molto bravo nel tempismo a consolidare ancora la sua posizione di uomo gol in questa finale di campionato, anche nelle partite amichevoli della Juventus. Guardate, salta molto bene, gira la torsione di corpo, eccolo qua. Non ha problema perché il cerotto è dietro, i due punti che ha avuto nella fronte, pertanto ha potuto colpire benissimo di testa senza alcuna preoccupazione. È sicuramente una soddisfazione meritata per Fabrizio Ravanelli, il mattatore di questa tournée juventina. Era rimasto fuori contro il Bari, sconfitta la sua squadra, è rientrato, oggi ha disputato mezz'ora abbondante e adesso proprio al 90esimo ha raddoppiato per la Juventus. Si conclude dunque questo incontro, il Memorial Morucchio a Venezia, l'ultima gara dei bianconeri a conclusione di questa tournée, questo tour 94 con le convention abbinate, e vedete che adesso viene proprio consegnato il trofeo. Ricordiamo i marcatori al 24esimo del secondo tempo di Livio, raddoppio al 90esimo di Fabrizio Ravanelli che vedete inquadrato in questo momento. Ecco il gol, Francesco. Mentre vediamo, grazie alla regia di Angelo Carosi, il tacco di Vialli per Di Livio che ha portato in vantaggio i bianconeri. E questo è il gol di Ravanelli allo scadere del tempo. Il cross di Bonadio dal corner. Ecco il tempismo di Ravanelli, la torsione del corpo e il colpo di testa perfetto nell'angolino. Il portiere nulla poteva fare. Ha coronato la sua tournée Ravanelli, che viene premiato naturalmente. E vediamo proprio Fabrizio Ravanelli in primo piano. Con queste immagini noi ci congediamo, ricordandovi che naturalmente ci sono i grandi appuntamenti da seguire con lo sport su Telemonte Carlo, soprattutto il mondiale con TMC Sport tutti i giorni dalle 13.30 e poi con le dirette di tutte le partite, a cominciare da sabato prossimo, partita inaugurale Germania-Bolivia, quindi Telemonte Carlo sintonizzata sul mondiale americano 94. Da parte di Francesco Izzi e dal vostro José Altafini, grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di serata da Venezia.